Amici di Montella.eu, ben trovati. Siamo qui per una ricorrenza particolare. Tanti di voi ricorderanno Adele Sesso, o meglio nota come Suor Bernadette o Suor Bernarda, questa montellese, questa nostra concittadina, di cui già vi abbiamo parlato e di cui abbiamo seguito una diretta da Roma per il suo processo di beatificazione. Per chi non ricordasse, Suor Bernarda Adele Sesso nacque a Montella il 15 ottobre del 1918 e presto da ragazza decise di diventare suora e entrò in convento dalle suore povere bonaerensi di San Giuseppe, le nostre suore di Montella, nel luglio del 1935. Successivamente prese l'abito e si professò il 19 marzo del 1938 diventando appunto Suor Bernarda. La sua storia è stata lunga, è stata un'intensa storia di fede, tanto da diventare madre dei sacerdoti. E noi siamo qui oggi con Madre Gregoria Ortis, la delegata della Madre Generale dell'Ordine, proprio per parlare di Suor Bernarda e di questo processo di beatificazione che vedrà una tappa qui a Montella tra il 25 e il 29 ottobre, quando il Tribunale Ecclesiastico verrà qui per delle interviste e delle indagini sul processo appunto di beatificazione. Buongiorno e soprattutto benvenuta a Montella, è un piacere avere il vostro ordine qui a Montella, ma soprattutto avere una delegata della Madre Generale. Qual è il suo ricordo personale di Madre Bernarda innanzitutto? Io mi trovavo a Roma nel 2001 per studio e lei aveva cominciato un po' la sua malattia più intensa, dei dolori, ma aveva ricevuto la visita in quell'entonces il Cardinal Bergoglio. E lui mi ha raccontato personalmente, quando ho avuto la possibilità nel 2019, che è successo in quel momento. Quando lui è andato a visitarla, a salutarla, lei ha chiesto l'unzione dei malati e lei le dice di poter dare l'unzione perché stava in quei giorni e lui le dice che non si preoccupasse perché in febbraio dell'anno prossimo lui tornava e lei gli dice no, perché non mi troverai e lui dice esattamente il 12 dicembre del 2001 lei muore, ricordando quell'accadimento, no? E poi anche questa santità di Suor Bernarda che si è raccolta attraverso di più da parte dei sacerdoti che sono, come dice il titolo, madre dei sacerdoti, no? Una donna molto semplice, molto obbediente, molto della congregazione, dell'istituto, no? Ha lasciato con la sua umiltà un esempio veramente di un'entrega totale nella congregazione, no? Come sua. Molto molto bene, ci fa piacere che tante personalità montellesi si siano distinte dal punto di vista della fede. Abbiamo nominato l'attuale Santo Padre, Papa Bergoglio, che nel 1986 già in Argentina aveva scritto una lettera a Suor Bernarda. Nel 2016 invece la ricorda come Suor Bernadetta, un esempio di docilità allo Spirito Santo, di amore a Gesù e di amore alla carne di Cristo concreta. Una donna, una suora quindi cara anche al Santo Padre che appunto seguirà questo processo di beatificazione. Come avviene questo processo di beatificazione e che cosa succederà a Montella con questo tribunale tra il 25 e il 29 ottobre? Questo processo comincia nel 2019, come hai detto, si è cominciato l'indagine, la testimonianza in Argentina, in Nord America e adesso qui a Montella dove si trovano i parenti e le suore che possono dare la testimonianza e anche chiediamo a tutte le persone che ascoltano se c'è qualcun'altra persona che ha sentito che l'ha conosciuta o ha sentito dei suoi parenti, no? Di Suor Bernarda. Questo tribunale dovrà arrivare il 25 fino al 29 dove farà l'intervista in ogni giorno per di quattro persone per prendere giuramento, no? Di quello che loro dichiareranno sopra la vita di Suor Bernarda, che hanno ascoltato, che hanno visto, che l'hanno conosciuto o anche se hanno sentito dire di lei, no? Benissimo, quindi chiunque fosse a conoscenza delle vicende, della vita, dell'attività di Suor Bernarda è invitato a prendere contatti con l'Ordine delle Suore Povere e Bonaerensi di San Giuseppe per poter partecipare a queste interviste del Tribunale Ecclesiastico per il processo di beatificazione
appunto di Suor Bernarda, una suora che, come abbiamo sentito, ha anche viaggiato. L'ordine nasce a Buenos Aires, come sapete, in Argentina, e lì è stata Suor Bernarda, ma ha dimorato per alcuni anni anche negli Stati Uniti, ospite di una nostra concittadina nei pressi di Norristown, e solo quest'anno sono arrivate a Montella ulteriori testimonianze di Suor Bernarda che erano state conservate appunto da Gemma Santoro negli Stati Uniti. Sono arrivate e saranno inviate a Buenos Aires per l'analisi e per la digitalizzazione. Bene, noi ringraziamo Madre Gregoria Ortis, la delegata della Madre Generale, e vi ricordiamo, oltre alla presenza del Tribunale Ecclesiastico, che il 15 ottobre, in ricorrenza della nascita dei 103 anni, dalla nascita Via delle Sesso, secolo Suor Bernarda, in Chiesa Madre ci sarà una funzione e, nel rispetto delle regole di contenimento al Covid-19, la popolazione potrà prendere parte a questa particolare celebrazione. Grazie ancora. Amici di Montella.eu, siamo al cimitero comunale di Montella, davanti alla cappella che ospita il corpo di Suor Bernarda, la nostra concittadina a Delle Sesso. Entriamo nella cappella. Ecco Suor Bernarda, come potete vedere è qui, come vi dicevo, nel cimitero di Montella. E le suore povere bonaverenzi di San Giuseppe ci hanno chiesto, chiedono a tutta la popolazione di Montella, di pregare con questa intenzione particolare, proprio per aumentare la fede e il processo di beatificazione di Suor Bernarda. Preghiera per ottenere la beatificazione della serva di Dio Maria Bernadetta dell'Immacolata. Padre nostro, che è chiamato Suor Bernadetta ad essere la madre dei sacerdoti e dei seminaristi nella loro formazione e durante lo svolgimento del loro ministero, e ci ha insegnato con la sua vita esemplare ad eseguire con gioia i compiti più modesti, ti chiediamo che tu ci conceda la grazia di continuare a percorrere il cammino ecclesiale di santificazione nella vita quotidiana con semplicità e umiltà, con la saggezza dell'obbedienza al tuo Vangelo e la fedeltà alla propria vocazione senza timore delle novità dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. E per questo si chiede la grazia, poi segue un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. Questa preghiera la potete trovare su montella.eu e chiunque fosse nella necessità di un'intercessione o di una grazia può rivolgersi alla nostra suora montellese ad Delle Sesso, Suor Bernadetta, e successivamente comunicare l'esito alle suore povere bonaerenzi di San Giuseppe. Preghiamo tutti Suor Bernadetta.